Buongiorno, we are here for the launch Siamo qui event. per presentare il report finale della missione Italia di MFRR, Media Freedom Rapid Response, il consorzio che è stato in Italia per un'intensa visita di 3 giorni agli inizi di aprile. Incontri e confronti con istituzioni quali la Corte Costituzionale, parlamentari e giornalisti, giornalisti minacciati e giornalisti vittime di querele bavaglio. Oggi pubblichiamo gli esiti di quella missione in un librettino disponibile sul sito di MFRR e OBCT in 2 lingue. Partiamo dall'ultima pagina, dove ci sono dei nomi, una quarantina di nomi, che danno l'idea della panoramica delle persone che abbiamo incontrato e con cui siamo stati in contatto. Tra questi nomi, quello del segretario generale della FNSI, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Raffaele Lo Russo. Il sindacato dei giornalisti è stato un partner importante per la nostra missione. E la risposta alla domanda: sono utili queste missioni internazionali? È utile lo sguardo da una prospettiva internazionale sull'Italia? Buongiorno a tutti, io ringrazio Paola Rosà e ringrazio i colleghi che hanno preso parte alla missione di approfondimento della situazione italiana nella quale abbiamo avuto anche modo di confrontarci su quelle che sono oggi una serie di criticità che riguardano l'esercizio dell'attività giornalistica e il mondo dell'informazione più in generale in Italia. Io ritengo che l'occhio diciamo dell'Europa su quella che è la situazione dei singoli paesi, quindi non soltanto dell'Italia, perché poi criticità si riscontrano in tutti i paesi, sia assolutamente importante, e io mi auguro che, diciamo, la missione italiana, che ha preso corpo nelle 6 scorse settimane, consenta poi a tutti quanti noi insieme, sia come organizzazioni dei singoli paesi, sia poi insieme con le nostre organizzazioni internazionali, penso primariamente alla Federazione Europea dei Giornalisti, di cui la Federazione Nazionale della Stampa italiana parte, serve appunto questa missione per fare in modo di far arrivare la nostra voce alle istituzioni europee, perché alla luce di quelle che sono, e abbiamo poi analizzato, alcune delle criticità che riguardano l'Italia, noi riteniamo che, diciamo, si possa arrivare anche al superamento e al miglioramento, o almeno al miglioramento della situazione, attraverso uno stimolo che può arrivare dalle istituzioni europee. Quale stimolo? Io mi auguro che, per esempio, la annunciata direttiva europea sulla libertà di informazione possa, come dire, prendere forma nel più breve tempo possibile e possa diventare vincolante per gli stati membri, quindi Italia compresa, in maniera tale da poter superare, per quanto ci riguarda, tutta una serie di impasse che oggi, per totale assenza di volontà politica, ci impediscono di intervenire su alcune criticità. Penso una su tutte, quella per esempio del il contrasto, per esempio, alle cosiddette liti temerarie o querele bavaglio. Noi abbiamo più volte nel corso degli anni cercato di far approvare una norma dal Parlamento italiano, ma nel Parlamento italiano non c'è la volontà politica per affrontare quel tema, perché esiste evidentemente uno schieramento trasversale che non vuole affrontare quel tema, vuole fare in modo che i giornalisti possano continuare a essere minacciati anche attraverso il ricorso alle liti temerarie. Quindi noi auspichiamo l'attenzione e quindi anche un atto formale del Parlamento europeo e della Commissione europea proprio per, come dire, costringere il governo e il Parlamento italiano ad occuparsi di materie che incidono non soltanto sul diritto di informare, ma soprattutto sul diritto dei cittadini ad essere informati. Credo di essere stato nei tempi, vi ringrazio, vi chiedo scusa se dovrò allontanarmi, ma ho un'altra riunione che comincia fra qualche minuto e vi auguro buona giornata e buon lavoro.
Thank you very much to the... Grazie al segretario generale della FNSI che ci ha introdotto uno dei due grandi temi della nostra missione, ovvero le querele bavaglio, con acronimo inglese SLAP. I focus erano infatti due, con da un lato le norme sulla diffamazione, norme da riformare anche secondo le pronunce della Corte Costituzionale, e dall'altro la sicurezza dei giornalisti. Affronteremo questi temi guardando alle considerazioni espresse nel report e confrontandole subito con i soggetti italiani. Prima di passare a Roberta Taveri per un resoconto della missione Italia sotto il profilo delle SLAP, querele bavaglio, un saluto da parte di Carlo Bartoli, presidente dell'Ordine dei giornalisti. Ti invito a dare un saluto e anche un po' a rispondere a questa stessa domanda. Servono le missioni internazionali e che cosa può fare lo sguardo delle istituzioni europee sull'Italia e viceversa? Grazie. Un saluto a tutti e un ringraziamento per quanto avete fatto nella vostra missione. La risposta è assolutamente positiva, anzi auspico che ci sia una missione l'anno, perché la situazione, come ho avuto occasione di dire, non è per niente incoraggiante. Pochi giorni fa ho ricevuto l'invito da parte della presidente Roberta Metsola a un incontro che si è tenuto con la vicepresidente Picerno, il presidente di commissione Tajani e 8 direttori di testata, e in quel contesto ho chiesto esplicitamente, formalmente, alla presidente un aiuto, un intervento, una pressione costante del Parlamento europeo nei confronti del Parlamento italiano. Noi non abbiamo più bisogno di petizioni di principio, non abbiamo più bisogno di pacche sulle spalle, di incoraggiamenti, abbiamo bisogno di fatti concreti. L'incontro che c'è stato con l'intergruppo parlamentare che così benignamente avete commentato nel rapporto, dalla misura dello scarso interesse che c'è in Parlamento ad affrontare questi temi, quasi fossero dei temi che riguardano interessi specifici dei giornalisti e non la salvaguardia della democrazia. Questa legislatura in Italia ormai è agli sgoccioli e non ci sarà possibilità di fare alcunché, ma è essenziale sviluppare una pressione forte affinché nella prossima legislatura si inizi col piede giusto e si inizi a affrontare questi temi. L'intervento che auspichiamo, del quale abbiamo ringraziato la Presidente del Parlamento europeo, sulle querele bavaglio a livello europeo, è una grandissima novità, importantissima, ma non è esaustiva. Il Parlamento italiano deve legiferare, così come su altri aspetti, il segreto professionale, la rimozione del carcere ai giornalisti e quant'altro. Dico solo questo, che trovo assolutamente appropriate nelle conclusioni del rapporto la sottolineatura delle circostanze aggravanti che si verificano in Italia a una situazione che dal punto di vista legislativo, normativo, è negativa, si sommano la situazione dell'amministrazione della giustizia in Italia, le lentezze, e quindi tutto questo, come dire, aggrava ulteriormente il contesto nel quale si trovano a lavorare decine di migliaia di colleghi che non hanno una tutela, e ricordo che sono sempre meno, poche migliaia, i colleghi che sono contrattualizzati in maniera standard attraverso contratti nazionali e quindi possono avvalersi di una tutela legale da parte della loro azienda. Quindi io vi ringrazio, vi rinnovo l'incoraggiamento, l'invito, per quanto vi è possibile, a continuare a tenere fari accesi sull'Italia e a sviluppare al massimo
un'iniziativa di, per far sì che non, l'attenzione non si spenga il momento successivo alla conclusione del convegno in cui si parla di libertà dell'informazione. Grazie mille. Thank you very much. Grazie a Carlo Bartoli, presidente dell'Ordine dei giornalisti. Ora entriamo nel vivo, entriamo nel tema, parliamo di querele, di legislazione e degli appelli lanciati dalla Consulta nel 2020 e 2021. Apprezziamo le parole di Carlo Bartoli, che ha mostrato di aver letto con attenzione le nostre conclusioni pubblicate nel report. Si tratta di un promettente passo in avanti in vista di collaborazioni future per dare un contributo alla situazione italiana. Roberta Taveri di Article 19 Europe ci presenta ora le nostre conclusioni sul tema delle querele bavaglio. Thank you, Paola. Good morning, everyone. Buongiorno a tutti. Many thanks for this opportunity to present the main findings. Grazie a tutti per questa opportunità di presentare le nostre conclusioni sulle querele bavaglio in Italia e sulle riforme del quadro normativo della diffamazione. Fatemi dire innanzitutto che mi hanno chiesto di parlare inglese, nonostante l'italiano sia la mia lingua madre, e lo faccio per mantenere l'approccio internazionale del consorzio. Spero che sia interpretato così dai partecipanti italiani di oggi. Durante la nostra missione, le querele SLAP sono state descritte da tutti i giornalisti e dalle organizzazioni dei media che abbiamo incontrato come uno dei rischi principali del mestiere e come una reale emergenza democratica per l'Italia. Le SLAP sono querele pretestuose che sfruttano il processo, sono cause per mettere a tacere le critiche e minare i diritti democratici. La stessa traduzione italiana del termine, querele bavaglio, è tutta italiana, il che dimostra la rilevanza e la diffusione del problema in tutto il paese da molti anni. Tra le caratteristiche principali che rendono queste querele particolarmente problematiche per la libertà di espressione e la tutela del giornalismo, vi è la lunghezza dei processi, che in Italia vanno dai 3 ai 10 anni, ma che in alcuni casi possono durare anche per più di 20, come nel caso di Antonella Napoli, che è qui con noi oggi. Le cause per diffamazione in Italia possono essere sia penali sia civili, il che accresce il fardello ai danni del giornalista e ne aumenta la lunghezza. Le SLAP hanno anche delle pesanti ripercussioni finanziarie per giornalisti e testate e sono particolarmente problematiche per i freelance e per i giornalisti locali che magari non hanno il sostegno di avvocati dell'azienda. Spesso, anche se i giornalisti sono assolti o se il caso viene archiviato, il giornalista deve pagare le spese legali per la propria difesa. Ci sono altre forme di intimidazione che possono accompagnare le SLAP, come ad esempio lettere intimidatorie provenienti da grandi studi legali che chiedono risarcimenti per presunti danni d'immagine e ricattano i giornalisti, minacciando querele se non si versa un determinato importo. Questo è il caso, ad esempio, della lettera mandata da Eni al quotidiano Domani, per cui c'è qui Giulia Merlo. Altre forme di vere e proprie molestie includono attacchi verbali, spesso sui social media, minacce di violenza, campagne denigratorie della cosiddetta macchina del fango, che è così frequente in Italia. Tutti questi elementi hanno implicazioni pesanti, sia personali sia professionali, e aumentano il rischio di autocensura, sia per il singolo giornalista, sia per la testata, con un'evidente perdita per il dibattito democratico e la trasparenza. Un altro elemento che è emerso è stato l'elemento transnazionale delle SLAP. Ne abbiamo sentito parlare da Floriana Bulfon a Roma, che lo ha descritto come un ostacolo molto forte al lavoro dei giornalisti in Italia. E questo riflette una tendenza diffusa in tutta Europa. Anche se non si tratta della maggior parte dei casi, ma ci sono diverse conseguenze negative, quali l'aumento dei costi, la pressione psicologica e il tempo che i giornalisti devono passare a difendersi in altri sistemi giuridici. Il 27 aprile la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di misure anti-SLAP che comprende una direttiva sulle cause civili transnazionali e una raccomandazione immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.
in cui ci sono diverse misure non legislative raccomandate, quali l'introduzione di un fondo di sostegno per le vittime, la promozione della raccolta dei dati, della formazione, della consapevolezza e dell'informazione sulle SLAP, incluse campagne mirate. Article 19 Europe, in quanto parte del Media Freedom Rapid Response e della coalizione CASE contro le SLAP, si è impegnato da tempo per promuovere questa iniziativa della Commissione, chiedendo tra le altre cose un'archiviazione tempestiva dei casi di SLAP e sanzioni per i querelanti molesti, in modo che fungano anche da deterrente. Il pacchetto europeo contro le SLAP è visto da molti in Italia come un'importante misura che potrebbe finalmente spingere il Parlamento italiano a fare qualcosa e avviare una riforma complessiva del quadro normativo, incluso quello della diffamazione, allo scopo di combattere le SLAP. Negli ultimi due anni, come è stato detto, la Consulta è intervenuta due volte sulla costituzionalità della pena del carcere nei casi di diffamazione a mezzo stampa e ha incoraggiato il Parlamento a riformare le norme sulla diffamazione, il che ha riaperto il dibattito sulla necessità di affrontare la riforma in Italia. Durante la missione abbiamo avuto il privilegio di discutere i dettagli di entrambe le pronunce con il giudice relatore della Corte Costituzionale, Francesco Viganò. Una parte del colloquio si è concentrata sugli elementi di una adeguata riforma del sistema italiano e si sono toccati anche altri argomenti, quali le sfide specifiche poste dalle cause civili, il codice deontologico e altre iniziative di autoregolamentazione che potrebbero contribuire a tutelare la libertà di stampa nel paese. Durante il confronto con il giudice è stato espresso il timore che le cause civili possano avere un effetto altrettanto paralizzante di quelle penali e noi abbiamo sottolineato la necessità di una riforma complessiva di tutte le norme sulla diffamazione per andare oltre il penale. E la cosa potrebbe includere elementi che non sono solo propri delle cause penali, ma che servono perché la stampa possa continuare a giocare il ruolo di cane da guardia del potere. Come MFRR resteremo vigili sulle prossime mosse del Parlamento italiano per rispondere all'emergenza democratica causata dalle SLAP. Guarderemo alla riforma delle norme sulla diffamazione, anche se, da quanto sentito dall'intergruppo parlamentare che dovrebbe occuparsi della cosa, pare che non se ne faccia nulla nella legislatura corrente. Seguiremo comunque anche come l'Italia andrà ad adottare la direttiva anti-SLAP e come risponderà alla raccomandazione. Restiamo aperti alla collaborazione con tutti i soggetti italiani coinvolti. Thank you very much for your attention. Grazie a tutti and I'll give the floor back to Paola. Thank you Roberta. And before going to Giulia Merlo. Prima di passare a Giulia Merlo del quotidiano Domani, che Roberta ha citato nel suo elenco dei casi peggiori di SLAP e dei modi creativi di chiedere i danni, vorrei citare la CASE, Coalizione Anti-SLAP in Europa, citata anche questa da Roberta, visto che ci sono qui oggi anche altri membri della coalizione che hanno lavorato negli ultimi due anni per spingere la Commissione ad agire. Sto parlando di Rebecca Bonello della Fondazione Daphne Caruana Galizia. Salve Rebecca, grazie di essere con noi. Ma per l'Italia ci sono anche Giorgio Fraschini di Transparency International Italia e Sergio Baffoni di Environmental Paper, parte del gruppo di lavoro italiano Anti-SLAP. E questo per tenere l'attenzione sull'Italia, come ci ha anche chiesto Carlo Bartoli dell'Ordine. Quindi continuiamo a parlare di SLAP, querele bavaglio, Giulia Merlo del quotidiano Domani. Grazie anche per l'invito. Io sono qui in realtà al posto del mio direttore Stefano Feltri, che purtroppo oggi aveva un impegno pregresso e quindi non ha potuto essere qui con noi, però cercherò di sostituirlo con quel che posso, perché anch'io appunto mi sono occupata della vicenda. E dunque, per riassumere velocemente a chi ci ascolta e che magari soprattutto dall'estero non conosce la vicenda di Domani, molto brevemente è successo questo. La vicenda risale ormai a un bel paio di mesi fa, risale all'agosto dell'anno scorso.
Domani stava conducendo una serie di inchieste che riguardavano un grosso processo, un processo all'ENI, quindi l'azienda petrolifera con partecipazione di Stato in Italia. Non sto ad elencare quali fossero le questioni dell'inchiesta, però appunto era tutto legato a un processo che si stava svolgendo presso il Tribunale di Milano. Nel corso, diciamo, della pubblicazione di articoli con riguardo a questo argomento, ci viene recapitata in redazione una lettera scritta dagli avvocati dell'ENI, che era di fatto una diffida ad adempiere con una richiesta di risarcimento di 100.000 euro per un articolo che noi avevamo pubblicato in merito al processo. La cosa però anomala e che ha, come dire, poi sollevato anche da parte del giornale una replica pubblica molto forte, è stato il fatto che questa richiesta di risarcimento di 100.000 euro era giustificata, secondo ENI, dall'articolo da noi pubblicato, ma nella missiva si diceva anche che ENI si sarebbe riservata di procedere poi in via giudiziale davanti al giudice civile per un'ulteriore rifusione del danno. Quindi di fatto veniva chiesto al giornale una cifra, tra l'altro molto alta, appunto 100.000 euro, senza, come dire, senza alcun tipo di contraddittorio innescato, con l'azienda che poi si riservava di chiedere ulteriori somme di denaro perché si riteneva danneggiata dall'articolo pubblicato, senza indicare però poi concretamente, come dire, quali fossero anche gli estremi giuridici sulla base dei quali veniva avanzata questa richiesta, che ovviamente dal giornale non è stata adempiuta, ma che ha sollevato una serie di questioni sia interne alla redazione, che poi speriamo anche pubblicamente, rispetto a come sia possibile che aziende in qualche modo cerchino di influire e di intimidire il lavoro dei giornalisti attraverso tecniche di questo tipo, che addirittura in questo caso non è nemmeno una querela temeraria, è addirittura un atto precedente la querela, perché si trattava appunto di una richiesta di risarcimento del danno senza nemmeno che fosse stato dimostrato il danno subito. Per cui ecco, da questa vicenda che noi abbiamo reso pubblica, continuando a scriverne per tutte le settimane successive sul quotidiano, addirittura cercando di appunto sollecitare l'attenzione anche degli altri quotidiani e di tutte le strutture che in qualche modo agiscono a presidio della libertà di stampa. Ci siamo anche attivati, e questo l'ho fatto personalmente io, per cercare di capire quale sia la situazione politica in Italia e per quale ragione sia così difficile approvare una legge appunto contro le querele temerarie. Da un'analisi e da un lungo, diciamo, una lunga ricerca anche all'interno delle compagini parlamentari per cercare di capire quali fossero i motivi che impedivano questa contrarietà in qualche modo, è emerso il fatto che in Parlamento sono 20 anni in Italia che si cerca di approvare una legge sulle querele temerarie, ma non c'è mai stato veramente modo di farlo per evidentemente blocchi, la dico in questi termini molto sfumati perché poi è impossibile andare ad attribuire responsabilità, si tratta di sensibilità che, come dire, devono trovare casa e non si possono imporre a nessuno evidentemente, però una delle peculiarità delle querele ai giornalisti in Italia è che spesso vengono fatte anche dai politici e quindi è evidente che anche all'interno del blocco della politica ci sia una certa difficoltà a immaginare una legge che in qualche modo blocchi uno strumento illegittimo dal punto di vista etico e dal punto di vista della libertà di stampa come le querele temerarie, ma che però in qualche modo viene utilizzato e nel passato i casi sono moltissimi. Ne ricordo solo uno, ma veramente molto velocemente, risale ormai a parecchi anni fa, però il direttore dell'Espresso di allora, Giovanni Valentini, ricevette una richiesta di risarcimento del danno da 50 milioni di euro da parte di Silvio Berlusconi, per esempio. Quindi ecco, il tema è molto molto caldo anche per la politica in qualche modo. Come questa questione si riesca a risolvere dal punto di vista del Parlamento, veramente noi una soluzione non la vediamo, lo diceva bene il rappresentante dell'Ordine dei giornalisti. In questo momento ci sarebbe un disegno di legge depositato sull'argomento, tra l'altro depositato da un ex giornalista dell'Espresso, che in questo momento è parlamentare, Primo Di Nicola, il quale appunto prevedeva una legge in cui si introduceva nel caso di in questo caso di risarcimento del danno, quindi davanti al giudice civile, in caso di richiesta di risarcimento del danno, in caso di diffamazione a mezzo stampa, di inserire nella legge il fatto che il risarcimento non fosse dovuto, ma anzi venisse dato poi al giornalista o al, diciamo, all'oggetto, al soggetto della domanda risarcitoria,
nel caso in cui da parte di chi agiva risultasse la malafede o la colpa grave nella sede del giudizio e quindi che appunto si palesasse nel corso del giudizio il fatto che si trattasse di una querela temeraria. Questa legge giace in Parlamento, il disegno di legge è stato presentato nel 2018 ed è ancora fermo al Senato, per quanto mi è dato sapere, magari è proseguito ma sicuramente non è in via di approvazione. Quindi ecco, questa è un po' la situazione italiana. Noi come Quotidiano Domani abbiamo cercato di portare il più possibile all'attenzione pubblica quello che è successo al nostro quotidiano, che ha la fortuna di avere un editore che crede nel lavoro dei suoi giornalisti e che sarebbe stato pronto evidentemente a difendere anche in solido, perché in questo caso avviene evidentemente in solido, il giornale, il lavoro del giornale. Però questa non è la condizione di tutti i giornali italiani e quindi si tratta di una battaglia che come giornalisti bisogna portare avanti nell'interesse soprattutto dei giornalisti freelance, dei piccoli quotidiani e di chi la solidità economica per fare fronte ad eventuali querele temerarie non ce l'ha, perché è attraverso il lavoro dei singoli che passa la libertà di stampa. Noi come giornale abbiamo provato a fare quello che potevamo e anzi ringraziamo tutti quelli che hanno dato sostegno anche solo nel rendere nota la situazione e nel, come dire, raccontare attraverso i social media, attraverso le loro associazioni, quella che è stata diciamo la situazione pregiuridica addirittura in cui si è ritrovato Domani. E da parte nostra siamo sempre molto attenti a quello che succede in questo ambito e quindi a maggior ragione ringrazio a nome mio e a nome del giornale per l'invito all'incontro di oggi. Grazie a tutti. Thank you very much for giving the voice from the grazie, inside. Grazie per averci fornito una voce dall'interno. Noi come MFRR abbiamo provato ad amplificare la vostra voce, abbiamo fatto una dichiarazione pubblica e abbiamo registrato la violazione nella piattaforma MMF, Mapping Media Freedom, dove il consorzio raccoglie le intimidazioni in Europa. Ci sono anche altre piattaforme e sistemi di monitoraggio, per cui ne approfitto per salutare e dare il benvenuto a Roberta Carlini e Matteo Trevisan che lavorano per il CMPF a Fiesole, che con il loro Media Pluralism Monitor, che la Commissione conosce bene come strumento di misurazione della libertà di stampa nei vari paesi, forniscono altri criteri di valutazione di questo livello, della temperatura della libertà di stampa in Europa. Cambiamo argomento e dalle minacce legali passiamo ad altre forme di minaccia che mettono in pericolo i giornalisti, le minacce fisiche e anche le minacce per condizioni di lavoro inadeguate. Come prima, non si tratterà della descrizione di quello che accade, visto che lo conosciamo bene tutti, ma di un'immersione nei risultati della nostra ricognizione e nelle conclusioni del report. Sentiamo Riccardo Gutierrez, segretario generale del Sindacato Europeo dei Giornalisti, che con la delegazione è stato in Italia agli inizi di aprile. Grazie Paola e buongiorno a tutti. I will continue in English. Innanzitutto è chiaro che l'Italia non è un paese sicuro per i giornalisti. Si è appena citata la piattaforma di MFRR, dove l'Italia ha il numero maggiore di violazioni registrate negli anni, subito dopo la Turchia. Siamo a 470, più che in Francia o Germania. E lo stesso si può dire se si guarda la piattaforma del Consiglio d'Europa, dove l'Italia viene dopo solo Turchia, Russia, Ucraina, Francia e Serbia. Si tratta quindi di un paese con un alto numero di atti di violenza e intimidazioni e molestie ai danni di giornalisti. Si tratta di violenza fisica, infatti ci sono circa 25 giornalisti sotto scorta in Italia. Ne abbiamo incontrati alcuni e vedo che Mimmo è con noi oggi. Li abbiamo incontrati durante la missione ad Arzano, in Campania, e tutti loro sono unanimi nell'accogliere il sostegno dei sindacati, delle associazioni di categoria e il sostegno delle forze dell'ordine, ovviamente, ma allo stesso tempo tutti si lamentano di quello che potrei definire un clima politico che non è proprio favorevole alla libertà dei media. I politici e i legislatori in Italia non prendono le misure necessarie per creare un ambiente di lavoro favorevole ai giornalisti.
Lo Stato ha certo implementato un centro di coordinamento che analizza le minacce e decide misure di protezione e che ha registrato un aumento del 40% delle minacce. Ce ne parlerà Lawrence. La nostra sorpresa, tuttavia, è proprio l'assenza di reazione di fronte a questi numeri. Mentre i giornalisti sul campo affrontano rischi sempre maggiori, mentre chiedono più protezione e mentre la polizia criminale registra un forte aumento delle minacce, i politici restano come passivi, come fossero indifferenti, direi. Questo è il titolo del nostro report. Chi ha paura dei giornalisti? E noi ci chiediamo anche, ma perché non ricevono la protezione che meritano? Ci sono raccomandazioni specifiche da parte delle organizzazioni internazionali, c'è quella della Commissione europea uscita lo scorso settembre e c'è quella del Consiglio d'Europa del 2016 con una lista di misure molto concrete e precise che i governi dovrebbero applicare per proteggere i giornalisti. Quindi tutto quello che c'è da fare è semplicemente seguire queste raccomandazioni. Ma il fatto è che in Italia non sono applicate, nonostante l'urgenza, e noi non capiamo perché. Come membri della delegazione internazionale eravamo anzi piuttosto sorpresi dalla mancanza di reazione da parte dei politici. Un altro incontro a Roma ci ha permesso di dialogare con l'Ordine dei giornalisti e anche con alcuni gruppi di giovani, soprattutto freelance. Questi giornalisti affrontano una situazione di precariato che non permette loro di fare il proprio mestiere, non a quelle condizioni. Ecco un altro dei grandi problemi in Italia. Le organizzazioni di categoria, ma anche le autorità, devono dare maggior sostegno a questi gruppi di giornalisti. Si tratta di gente spesso molto creativa, molto impegnata, ma spesso precaria. Intergovernmental organizations. The recommendations from the European Commission on the safety of journalists, which is... Infine, abbiamo notato una certa apertura da parte dell'Ordine, e dico anche grazie per questo a Carlo Bartoli, un'apertura verso queste nuove fattispecie di giovani professionisti. Ma in ogni caso crediamo che, oltre ai consigli disciplinari, sarebbe utile anche per l'Italia pensare a degli organismi di autoregolamentazione del giornalismo. Quelli che noi chiamiamo Press Council, Consiglio della Stampa, un organo indipendente che include giornalisti, editori, ma anche rappresentanti della società civile. Perché è chiaro che i contenuti editoriali, i contenuti giornalistici, non appartengono solo ai giornalisti. Dobbiamo quindi poter parlare degli aspetti etici del nostro lavoro anche con la società civile. Ecco la mia panoramica generale sulla missione. Resto a disposizione per le domande. Grazie a tutti. I'm of course available for questions or reactions. Thank you, Paola. Thank you. Thank you very much, Riccardo. We'll summarize some of the key aspects and of the key questions. E allora passiamo queste domande a Danilo Paolini del quotidiano Avvenire. È un amico di MFRR, visto che abbiamo seguito il caso di Nello Scavo, che ha subito minacce ed è stato sotto scorta per aver scritto di migranti e di trafficanti di uomini. A lungo, sotto scorta, non ha mai smesso di scrivere. E anche da Malta ha ricevuto delle minacce per le sue inchieste dopo la morte di Daphne Caruana Galizia. Queste le connessioni internazionali che ci portano ad Avvenire e a Danilo Paolini, delegato del suo direttore Marco Tarquinio, che in un altro modo è al centro di intimidazioni da parte di colleghi. Forse è solo un esempio di quanto sia polarizzata la realtà italiana, un esempio di che cosa accade quando i giornalisti non trovano un terreno comune, qualcosa da difendere insieme per il bene della libertà di espressione. Danilo Paolini. Vi ringrazio. Intanto buongiorno a tutti, vi porto i saluti, i ringraziamenti del direttore Marco Tarquinio. E sì, insomma, hai riassunto bene quella che è un po' la situazione. Noi abbiamo avuto il caso di Nello, che peraltro purtroppo anche tramite i suoi sacrifici, i sacrifici della sua famiglia, però diciamo sta dando frutti. Abbiamo visto che ci sono delle indagini anche a livello internazionale sui fatti che Nello poi ha raccontato a livello di tratta di esseri umani dalla Libia verso l'Europa.
certo a caro prezzo, appunto perché queste condizioni di vita, insomma, diciamo, non sono facili né per lui né per la sua famiglia, ovviamente. E già il fatto, appunto, che esistano dei colleghi che debbano vivere così già manifesta un po', no, quella che è la situazione grave. Io vi ringrazio per aver acceso questo faro sulla condizione del giornalismo italiano. Ovviamente poi la situazione, diciamo, la vicenda del direttore è un po' diversa, perché si è sviluppato, diciamo, in ambito di dibattito pubblico, e anche se dei toni che sono stati usati sono sicuramente sgradevoli, però insomma rientrano un po' nel dibattito acceso che coinvolge un po' tutti in questa fase brutta della guerra. Il problema dell'intervento legislativo. L'intervento legislativo è sicuramente necessario, sia a livello di carcere per i giornalisti, perché sembra ancora assurdo stare a parlare nel 2022 di carcere per i giornalisti per quello che scrivono. Sicuramente per quanto riguarda le querele temerarie, ma io direi di più, perché anche, lo diceva un po', lo accennava la collega del Domani, anche prima della querela ormai ci sono forme di pressione per quello che si scrive, con l'espansione poi dell'online ancora di più, perché noi, cioè, si ricevono delle lettere di avvocati totalmente pretestuose per quello che si è scritto, cancellare, richieste di cancellazione di notizie verificate, eccetera. Quindi ancora prima della querela arriva diciamo la pressione. Questo secondo me è pre-legislativo, cioè c'è una condizione che è stata accennata da chi mi ha preceduto, da alcuni di quelli che mi hanno preceduto, anche dal presidente dell'ordine, riguarda la condizione del giornalista oggi. Non so se in Europa, ma in Italia sicuramente, cioè la condizione del giornalista oggi è una condizione di precarietà per la massima parte delle persone, e questo ti rende meno forte di fronte a qualsiasi tipo di pressione. Voglio dire, io ho avuto sempre la fortuna di avere un editore alle spalle, e quando cominciai tantissimi anni fa, 30 anni fa, a fare il cronista di giudiziaria, giustamente mi preoccupavano per quanto riguardava l'esito dei miei articoli, cioè se qualcuno avesse potuto. E mi si disse: comunque, qualsiasi cosa, c'è l'avvocato del giornale, rivolgiti a lui e chiedi, eccetera. E adesso questo non è. Quindi io non so se è possibile intervenire dal punto di vista legislativo su una condizione che è una condizione del mercato del lavoro editoriale, e del fatto che gli editori con gli anni sono sempre venuti sempre meno alla loro funzione, che è una funzione sociale. Forse c'è anche un problema di carattere culturale. Viene ancora ritenuto il diritto all'informazione un bene comune, cioè il lavoro del giornalista è ritenuto un bene comune, perché mi sembra che questa percezione stia man mano venendo meno, e quindi forse a livello legislativo, e non so se anche a livello europeo, sarà possibile, diciamo, dare delle indicazioni affinché questi colleghi che non sono protetti vengono in qualche modo supportati nell'affrontare le querele che vengono presentate. Però precedentemente c'è un problema di precarietà estrema, perché quando l'informazione viene trattata alla stregua di qualsiasi altro settore, evidentemente nella società c'è un problema. In Italia sicuramente questo è un problema, come testimonia il sindacato e l'ordine. Però non mi sembra che ci siano delle prospettive rose in questo senso, ecco, tutto qua. Quanto riguarda appunto la questione delle minacce, i social, diciamo, leggevo l'altro giorno un altro rapporto sul tema, i social le fanno molto, nel senso che è più facile mai raggiungere la persona minacciata, e quindi ripeto, se l'intimidazione dipende molto dallo stato di solitudine in cui uno si può trovare. Se uno si sente supportato, se ha le spalle coperte, probabilmente si può continuare a fare informazione
in maniera più libera. Ecco, io questo avevo da dire, vi ringrazio, mi scuso anch'io se fra qualche minuto dovrò staccarmi per la riunione di redazione, però davvero vi ringrazio per il vostro lavoro. Buona giornata. Grazie Danilo. Thank you. Danilo. Paolini ci ha offerto uno spunto per continuare la discussione, chiedendosi perché il giornalismo non sia considerato un bene comune. In realtà l'informazione è un bene comune. Ce lo spiegherà poi la rappresentante della Commissione europea e lo farà a proposito delle SLAP, con le misure della Commissione che chiedono di sostenere i giornalisti. Questo tipo di supporto è dato anche dal nostro consorzio, Media Freedom Rapid Response. Abbiamo un fondo per pagare le spese legali. Forse è tardi quando si interviene, ma è pur sempre un aiuto. E la Commissione si augura che queste forme di sostegno vengano implementate, aumentate, quindi ci saranno più fondi, perché questi diversi canali vanno portati avanti contemporaneamente. La legislazione da una parte, certo, ma anche il sostegno pratico. Paolini ci ha dato una seconda parola, la solitudine. Un giornalista non può essere lasciato solo. Lawrence Hutting di ICPMF e CPMF ci darà un'altra prospettiva della nostra ricognizione in Italia. E il rischio di solitudine è intrecciato nelle conclusioni. Thanks, Paola. First I will focus on the MFR. Mi concentrerò sulle conclusioni del report riguardo il centro di coordinamento sugli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti e sui nostri due incontri con i due organismi parlamentari che si occupano di giornalismo e libertà di stampa, la Commissione Antimafia e l'Intergruppo. Il centro di coordinamento fa monitoraggio, analisi e prevenzione per migliorare la sicurezza dei giornalisti. Il meccanismo è citato di frequente e a ragione anche al di fuori dell'Italia come un esempio di buona prassi, di un meccanismo di collaborazione e dialogo tra giornalisti e autorità per migliorare la sicurezza dei giornalisti. Ed è una delle cose raccomandate dalla Commissione europea nelle sue indicazioni agli Stati membri pubblicate a settembre del 2021, che Riccardo ha citato prima. Anno dopo anno, da quando il centro ha cominciato a lavorare nel 2019, il numero di attacchi, molestie e intimidazioni registrate è aumentato notevolmente, dell'87% nel 2020 e poi su di un altro 42% nel 2021, per un totale di 232 atti l'anno scorso. Da un lato questo aumento restituisce la crescita di fiducia tra la comunità giornalistica e le forze dell'ordine e l'impatto positivo del centro che ha a cuore e cura questa relazione con i giornalisti. Quindi più aumenta la fiducia, più aumentano anche le segnalazioni che prima non venivano nemmeno fatte. Insieme ai partner del consorzio elogiamo quindi il lavoro del centro e il sostegno che fornisce ai giornalisti minacciati, per il suo valore sia simbolico sia pratico-operativo. Tuttavia nutriamo qualche preoccupazione sulla metodologia e sulla sua struttura. I dati usati dal centro si basano sulle denunce raccolte dalle forze dell'ordine, denunce di violenza e molestie subite dai giornalisti. Ed è qui il problema, visto che non tutti gli episodi vengono denunciati, per diverse ragioni. Primo, troppo spesso le minacce sono percepite dai giornalisti come parte del mestiere. Secondo, le minacce sono fatte per intimidire e quindi non è irragionevole pensare che proprio la paura distolga i giornalisti dal denunciare l'accaduto. Terzo, non tutti gli episodi arrivano al punto di soddisfare tutti i criteri necessari per poter presentare denuncia. Ma questo non significa necessariamente che non siano gravi o che non meritino di essere in qualche modo registrati, nell'ottica di dare una fotografia complessiva delle violenze, intimidazioni e molestie subite dai giornalisti e da altri operatori dei media. Ma il quarto punto, e il più delicato sotto il profilo del metodo, riguarda le minacce che arrivano dalle stesse forze dell'ordine. Ad esempio, la piattaforma Mapping Media Freedom, che noi gestiamo, ha documentato diversi casi di eccessivo uso della violenza da parte delle forze dell'ordine durante le manifestazioni. E la situazione in Italia non è diversa dagli altri paesi, membri dell'Unione, stati candidati. Il centro italiano, tuttavia, ha registrato 0 incidenti. Non è illogico se si pensa che un giornalista che,
presenta denuncia in tali circostanze è un'eventualità poco probabile, che richiede una grande fiducia nella capacità e volontà delle forze dell'ordine di ammettere le proprie responsabilità. Of policy solutions. So in other words, the accuracy of the data matters. Ecco quindi che esiste un numero in nero, diciamo così, di casi che restano al di fuori del monitoraggio del centro. Non sono registrati né documentati, quindi rimangono anche al di fuori dell'attività di prevenzione e di analisi mirata per trovare delle soluzioni, delle risposte. In altre parole, l'accuratezza dei dati è qualcosa di fondamentale se vogliamo che si progredisca nel garantire la sicurezza dei reporter. Affidarsi solo alle denunce presentate ufficialmente non può essere l'unico metodo di monitoraggio per un meccanismo del genere. Faccio un piccolo paragone con il modo in cui gli atti intimidatori vengono raccolti da Persfälig, stampa sicura, il meccanismo dei Paesi Bassi, anche quello basato sulla collaborazione fra sindacati, associazione dei direttori, forze dell'ordine e pubblici ministeri. Ricordo che, insieme al Centro di Coordinamento Italiano, anche Persfälig è segnalato nella recente raccomandazione della Commissione Europea come una buona pratica da emulare. Nel caso olandese, i giornalisti segnalano l'incidente direttamente al meccanismo di monitoraggio e sulla base di un protocollo preciso si procede a fare regolare denuncia alle forze dell'ordine nei casi in cui si soddisfino certi parametri. Quindi, capovolgendo l'ordine tra denuncia alla polizia e segnalazione nel monitoraggio, si possono risolvere alcune delle lacune che citavo sopra, creando così un bacino di dati più ampio e completo. Resta il fatto che, qualsiasi sia la metodologia, la fiducia nel meccanismo è il fattore fondante da cui parte ogni sforzo che possa poter funzionare. E questo vale nei Paesi Bassi, vale per l'Italia e per ogni altro paese. Come dicevo, noi di Media Freedom Rapid Response siamo anche preoccupati per la struttura stessa del centro di coordinamento, potenzialmente esposta a influenze e interferenze politiche. Accogliamo quindi con favore l'impegno dell'attuale ministro, ma allo stesso tempo bisogna sapere che la struttura del centro conferisce al ministro il potere di bloccarne l'attività. E se accade, come è già successo, gli altri non possono fare praticamente nulla. Eccomi quindi al secondo aspetto che volevo sottolineare rispetto a quanto emerso nella missione, ovvero il ruolo e l'importanza della politica e della volontà politica nel migliorare la protezione dei giornalisti e la libertà di stampa in Italia. Da una parte ci sono buoni motivi per essere positivi e ottimisti per il futuro. Con il centro di coordinamento, nonostante le lacune citate prima, l'Italia ha creato un importante organismo che stimola il dialogo e lo scambio tra forze dell'ordine e giornalisti. Inoltre, la Commissione Antimafia e il più recente Comitato Mafia, Giornalismo e Mondo dell'Informazione sono ulteriori dimostrazioni dell'importanza che a livello politico si attribuisce al tema. E infine, lo stesso vale per il neocostituito intergruppo parlamentare che può dare voce ai giornalisti nel dibattito istituzionale. Eppure, come già ampiamente detto oggi, non è tutto rose e fiori. In effetti, le nostre conversazioni con questi parlamentari non hanno fatto che confermare come sia ancora carente il senso di urgenza nell'affrontare tali questioni e che non ci sia sufficiente consapevolezza del ruolo e della responsabilità dei politici. Qualche esempio. Il coordinatore del Comitato Mafia, Giornalismo e Mondo dell'Informazione non riusciva a vedere alcun problema e non vedeva alcun possibile rischio di interferenza politica nell'attività del centro di coordinamento. E ancora, l'incontro con l'intergruppo ha mostrato profonde divergenze di opinione tra i vari componenti. Ad esempio sui finanziamenti alla stampa, sull'attività del servizio pubblico, della RAI. Nonostante i ripetuti appelli della Consulta a riformare il quadro legislativo in tema di diffamazione per proteggere i giornalisti dalle querele bavaglio e nonostante il fatto che il problema sia noto da tempo,
Questa non sembra essere una priorità per nessuno, anche in sintonia con quanto detto da Carlo Bartoli. È tempo di andare oltre le analisi, oltre il monitoraggio, perché i problemi ormai li conosciamo. È semmai tempo di agire, di fare qualcosa per risolverli. Thank you very much, Lawrence. Beyond monitoring, beyond, but a time for acting. Another word that Lawrence gave. Quindi andare oltre, è tempo di agire. Un'altra parola che ci ha donato Lawrence è fiducia. Senza fiducia non funzionano i meccanismi. Di fiducia e sfiducia abbiamo sentito parlare molto in Campania, ad Arzano. Claudio Silvestri, segretario regionale del Sindacato dei giornalisti campani. È stato il sindacato campano a sollevare la questione di costituzionalità della pena del carcere qualche anno fa, sollevando i dubbi che fosse in linea con gli standard internazionali. Ed è stato un primo passo verso l'azione, ma forse non è abbastanza? Claudio Silvestri. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito. Diciamo che le criticità, se le vogliamo elencare in maniera molto sintetica, sono tre. La prima, che penso sia la più importante, è il fatto che i giornalisti siano per la maggior parte dei precari, cioè guadagnino pochissimi soldi. Questo li mette nelle condizioni di non poter svolgere bene il loro lavoro. L'altra è quella di cui stiamo parlando adesso, cioè le minacce. E infine, argomento che è stato ampiamente affrontato questa mattina, quello delle leggi e degli interventi statali per agevolare il lavoro dei giornalisti. Noi cerchiamo di agire su tutti e tre questi fronti. Devo dire con successo scarso per quanto riguarda il precariato, non siamo ancora riusciti a far approvare una legge, piuttosto la legge è stata approvata, ma non è stato approvato ancora un regolamento che possa attuare l'equo compenso per i giornalisti. Non siamo riusciti a far approvare una legge sulle querele bavaglio. L'unica cosa che riusciamo a fare è quella di essere a fianco dei giornalisti per quanto riguarda la difesa nei confronti delle querele bavaglio, delle minacce, quindi scendiamo a loro fianco, li accompagniamo nei tribunali, paghiamo gli avvocati ai colleghi, perché poi dobbiamo anche dire questo. Vicino ai giornali nazionali c'è un tessuto molto esteso di piccolissimi giornali che si occupano di territori molto ristretti, del singolo quartiere, del piccolo comune, e sono proprio quei giornali che lavorano i giornalisti che vengono minacciati, perché questi giornalisti lavorano vicino in prossimità di coloro, del criminale, insomma, di tutto quello che denunciano. Quindi hanno questa vicinanza li mette molto a rischio. E lo fanno con pochissime risorse, non hanno soldi per difendersi in tribunale. Questo è un elemento di grandissima difficoltà, ma nonostante tutto vanno avanti. Per sopperire però a queste carenze siamo scesi in campo noi come sindacato, quindi diamo a loro la possibilità di continuare nelle loro inchieste sopportando il peso economico di queste delle querele bavaglio, delle minacce, delle spese legali. La criticità però resta, anche perché le risorse a disposizione del sindacato sono poche e sono sempre meno, perché arrivano continuamente dei tagli. In questo momento il sindacato vive una situazione molto complicata per la chiusura della gestione principale dell'istituto di previdenza. Quindi anche noi come organizzazione vicina ai giornalisti stiamo cercando soluzioni per essere più vicini ai colleghi e soprattutto risorse economiche. Ecco, questo è l'elemento
con il quale ci stiamo confrontando in questo momento e che ci mette in grossa difficoltà. Quindi se nell'immediato devo pensare a qualcosa di necessario per tutelare i colleghi giornalisti, sono certamente delle risorse economiche che ci mettano nelle condizioni di poterlo fare o continuare a farlo come abbiamo fatto in questi anni, con l'energia che ha caratterizzato questa nostra azione e che ci ha portati, come diceva Paola, a fare questo ricorso alla Corte Costituzionale, che si è pronunciata contro una vera e propria vergogna del sistema italiano, che era il carcere per i giornalisti. Voglio ricordare che la legge sulla stampa, che è stata approvata nel 48, all'articolo 13, prevedeva il carcere come non come opzione, ma come l'unica possibilità di condanna per il giornalista che soccombeva in tribunale. Quindi il fatto che la Corte Costituzionale si sia pronunciata in linea con quanto previsto invece dalla Corte Europea, per noi è stata una grande vittoria. Ma per continuare a incidere è necessario che il sindacato sia forte e che abbia le risorse per farlo, soprattutto sui territori, e soprattutto sui territori nel quale noi operiamo, che sono quelli del sud dell'Italia, del meridione, che sono quelli più vessati, colpiti, e sui quali, oltre alla politica, incide moltissimo l'azione della criminalità organizzata. Ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie, grazie mille a Claudio Silvestri, che è doppiamente da ringraziare, appunto non soltanto per questa azione legale e legislativa che ha anche che ci aveva spiegato già 2 anni fa in un incontro con MFRR, ma un grazie particolare per aver organizzato la tappa di Arzano e Casal di Principe della visita in Italia del Consorzio, quando il 4 aprile siamo stati ricevuti al comando dei vigili urbani di Arzano dal comandante Biagio Chiariello e abbiamo incontrato 3 giornalisti sotto scorta, o meglio sotto diverse forme di protezione di polizia. Quindi grazie ancora a Claudio Silvestri per essere stato anche l'anima di questa nostra missione Italia e per aver detto adesso delle richieste chiare, precise, che sono in ogni caso nelle corde dell'azione futura della Commissione europea, che sentiremo tra poco, subito dopo Mimmo Rubio, che qualcosa come giornalista sotto scorta forse ha da aggiungere. Grazie. Allora, innanzitutto vi volevo ringraziare per la missione che diciamo, è venuta fin qui a Napoli, ad Arzano, insomma, ha avuto modo di approfondire la questione dell'informazione del nostro paese, che non era certamente quella che era comunque emersa ai livelli nazionali, perché c'è un'informazione locale che in parte è stata diciamo, discussa dai colleghi, argomentata dai colleghi, che è l'altra parte del nostro paese che contribuisce a tenere una buona informazione. Io vi do atto che diciamo con questa missione siete davvero meritevoli. A parte ho avuto anche la fortuna di conoscervi tutti quanti, insomma, e di capire insomma, anche le qualità singole e professionali che ci sono. Io ribadisco una cosa che ho detto nella circostanza, è sempre più difficile fare il giornalista sui nostri territori. Lo dico con la concretezza, con il pragmatismo di una persona, di un giornalista, di un professionista da 30 anni. Ho lavorato nei quotidiani nazionali, ho lavorato per anni sul versante regionale e da alcuni anni mi occupo strettamente di informazione locale. Lì per me è stato più difficile fare l'informazione locale, e lo dico perché
In questo poi abbracciamo diverse problematiche che voi avete affrontato, dalle querele bavaglio alle intimidazioni vere e proprie. Ovviamente fare informazioni in alcune realtà dell'Italia, dove c'è una grandissima densità criminale, come quella del Giugno e del Meridione, è ancora più difficile. È ancora più difficile fare il giornalista e vivere nei territori. È un po' quello che è successo a me personalmente, insomma. Perché io ricordo negli anni, nei primi anni della mia carriera professionale, avevo un quotidiano, avevo i quotidiani, avevo un ufficio legale alle spalle, e quindi mi era facile poter occuparmi di cronaca nera, di giudiziare e quant'altro. Avevo delle protezioni. Invece occuparsi dell'informazione locale, essere l'editore di se stesso, diciamo, è molto più difficile. Si sta ogni tanto andare a rispondere con gli avvocati. Per fortuna, dico un po', il sindacato ci ha dato da una mano, da questo punto di vista è riuscito a stare vicino alle piccole realtà locali, anche perché è cambiato il modo dell'informazione. Oggi è un'informazione social, da anni è un'informazione sempre meno, io vengo dalla carta stampata, ma oggi sono già anni che mi occupo, diciamo, di informazione via social, e quindi anche da questo punto di vista le aggressioni, le intimidazioni non sono solo quelle lì fisiche, tipo nel caso di specie che mi sono capitate con la camorra o addirittura nel periodo di lockdown, quando mi è scattata la scorta, mi sono trovato, diciamo, nel pieno della situazione della pandemia, finire sotto minaccia tra i problemi che erano legati alle proteste del lockdown anche. Però voglio dire, quelle sono forme diverse, ma social ci sono anche altri tipi di intimidazione, in cui spesso ci sono delle pressioni. Ci sono uno degli elementi che mi è capitato di volevo raccontare, uno degli elementi che mi è capitato di raccontare ai magistrati nel corso del tempo è di far monitorare il mio lavoro sui social, cioè vale a dire i miei contatti sui social, perché dai contatti di social mi capitava di essere controllato dalla criminalità organizzata, cioè un contatto al femminile, un profilo falso, un profilo nascosto, mascherato, era un modo per pedinarmi, per pedinare la mia vita. Anche quello erano, diciamo, delle forme in cui, insomma, abbiamo dovuto mettere un po' la guardia. Non vorrei aggiungere altro se non il grandissimo merito che state avendo da questo punto di vista. Io spero di poterci rivedere per fare, come dire, un resoconto a distanza di tempo rispetto al lavoro che avete fatto, cioè nel senso passare ad una fase successiva in cui riusciamo a vedere anche un po' di, come dire, passiamo dalle parole ai fatti, nel senso che rispetto al vostro lavoro l'incidenza che noi abbiamo nei confronti delle istituzioni, perché questo è il grande problema poi, è un po' il problema anche, e mi fa tornare un attimo indietro, io nel tempo se devo fare una gerarchia delle intimidazioni, delle pressioni, oppure come dire, delle io le chiamo le allergie, le insofferenze, sono più quelle, una cosa che mi è piaciuta in un intervento fatto forse da una collega prima, sempre la collega del domani, era della insofferenza dei politici. In Italia c'è un'insofferenza dei politici nei confronti dei giornalisti, che è generale a prescindere. Forse in questo noi dobbiamo fare anche una riflessione, anche, come dire, anche noi dobbiamo metterci in discussione, perché probabilmente nel tempo anche noi giornalisti abbiamo alimentato questo clima di odio nei nostri confronti. È vero quello che voi avete riscontrato, che non tutti i politici sono d'accordo nella difesa, fermo come le forme di consenso ai principi della libertà di stampa, ma in concreto ognuno di loro magari ti dice che, voglio dire, la pensa diversamente su noi giornalisti, cioè pensa che i giornalisti siano un impedimento ai loro volieri. Però ripeto, perché spesso la stampa è stata protagonista di battaglie che sono andate oltre la propria indipendenza e autonomia. Noi dobbiamo capire qual è talvolta il confine tra il nostro lavoro di giornalisti e il confine che finisce per entrare in quello politico, perché spesso noi siamo anche stati strumenti per gli altri, e oggi ne paghiamo queste conseguenze. Magari qualche un'autocritica su una indipendenza vera,
io diciamo, perlomeno io parlo ovviamente per l'Italia, probabilmente in altri paesi questo c'è. Io in Italia ho visto un arretramento da questo punto di vista, in termini di indipendenza, forse anche nel senso che le lobby industriali con la politica in Italia hanno creato, come dire, un'informazione più o meno omologata ai loro interessi. Ripeto, non mi voglio allungare su questo argomento, però il senso era questo qui, un'autocritica da parte nostra. A voi il merito davvero, lo dico di cuore anche per qualche altro passaggio, mi è piaciuta un'altra cosa, l'isolamento che paghiamo noi, che si pagano i giornalisti, prima ancora delle minacce, cioè la delegittimazione del giornalista e c'è il tentativo sempre di isolarlo, soprattutto quando diciamo che tocca argomenti, sono diciamo come dire, tanti argomenti che avete messo a fuoco e spero come dire, che più avanti con la comunità europea si riesca a uniformare come dire, una tutela generale che non cambi da paese a paese. Perché siamo giornalisti d'Europa, ma siamo giornalisti del mondo, insomma, e ci auguriamo che possa crescere questo senso di appartenenza, questo senso di vero ai valori della difesa della libertà di stampa, della tutela dei giornalisti. Grazie a voi, ovviamente, e grazie per l'invito. Thank you, grazie, thank you Mimmo, who raised importance. Grazie a Mimmo Rubio che ci ha dato spunti per proseguire la discussione. Grazie anche agli interpreti per la disponibilità che ci danno di un altro quarto d'ora. Quindi è arrivato il momento di sentire qualcosa dall'Unione Europea. Ringraziamo Anna Kaisa Itkonen, funzionaria del Segretariato Generale della Commissione, che ha sentito tutti gli interventi e che quindi può anche rispondere alle domande. Vogliamo sapere noi quali sono le azioni già implementate e che cosa serve perché la Commissione Europea possa vederle tradotte in pratica nei diversi Paesi membri. Anna Kaisa Itkonen. Thank you very much, Paola, and a very good morning from Brussels to everybody, and thank you very much for inviting me to be with you today. Grazie e un caro buongiorno da Bruxelles. Grazie per l'invito. L'argomento del vostro report e dell'incontro di oggi è chi ha paura dei giornalisti. Ma potremmo benissimo chiederci chi ha paura della verità, perché alla fine è di questo che si tratta. Volevo darvi un po' di contesto europeo dopo aver sentito gli interventi e aver letto il report sull'Italia, giusto per ampliare gli orizzonti. Quello di cui in fondo stiamo parlando è di democrazia. È una questione di democrazia e non riguarda soltanto l'Europa. Vediamo le stesse questioni, gli stessi problemi un po' in tutto il mondo, anche nel mondo occidentale ovviamente. Si tratta quindi di rivalutare la libertà di parola e i suoi limiti. La guerra in Europa ha acuito, ad esempio, il problema della disinformazione, di cui si parla molto, di manipolazione. Ma quando parliamo di giornalisti, di come apprezzarli, di come proteggerli, aiutarli a fare il proprio lavoro, la guerra è qualcosa che ci ha aiutati a capire l'importanza di un giornalismo imparziale e veritiero. La pandemia è stata un altro esempio. In tutti gli Stati membri è stato confermato come il servizio pubblico abbia vissuto un momento di credibilità maggiore. Quindi, quando c'è una crisi, i cittadini sembrano affidarsi al giornalismo imparziale e affidabile, lo cercano. A livello europeo, in pratica, perché la Commissione si occupa di sicurezza dei giornalisti, di querele e bavaglio? Vi darò un accenno al contesto politico in cui ci stiamo muovendo. Ci sono, ad esempio, le nostre relazioni sullo Stato di diritto, che facciamo ogni anno dal 2020. Una sezione importante di queste relazioni è proprio dedicata alla libertà di stampa e al pluralismo dei media. Esaminiamo l'anticorruzione, il funzionamento del sistema della giustizia, pesi e contrappesi a livello nazionale, e la libertà di stampa è una di queste quattro colonne. Stiamo finendo la relazione di quest'anno, che sarà pubblicata probabilmente a luglio. E quello che stiamo vedendo sulla libertà di stampa, sin da quando abbiamo cominciato a fare questi incontri con le organizzazioni, le istituzioni, la società civile, i giudici, i ministri, forze dell'ordine,
Quello che vediamo in tutti gli Stati membri è che ci sono delle reali minacce alla libertà di stampa e al pluralismo dei media e alla sicurezza dei giornalisti. Ho citato la pandemia perché ha riguardato tutti gli Stati membri. Anche la pandemia ha portato minacce concrete, fisiche, ovunque. Non dico che sia nuovo il fatto che i giornalisti sono minacciati, ma questo genere di minacce, sì, questo è qualcosa di nuovo. Ne sentiamo parlare quindi di più ogni giorno. Quello che la Commissione ha fatto, quindi, lo ha fatto rispettando tuttavia i limiti delle sue competenze. Avete già citato la raccomandazione sulla sicurezza dei giornalisti dello scorso settembre e poi il pacchetto anti-slap pubblicato il 27 aprile. Ci sarà comunque un'altra misura che non riguarderà tanto la sicurezza dei giornalisti, ma l'integrità del mercato europeo dei media. Si tratta della legge europea sulla libertà dei media, MFA, Media Freedom Act, e anche quella probabilmente vedrà la luce in luglio. Questo forse come risposta a chi chiedeva come mai il giornalismo non è considerato un bene comune. Ebbene, per la Commissione lo è. Per la Commissione il giornalismo è un bene da tutelare. Ecco perché ci stiamo muovendo. Per noi le aziende che fanno informazione non sono aziende come le altre. Lo vediamo, come detto, dalle tendenze degli utenti che cercano un'informazione affidabile, veritiera, autonoma. Non entro nei dettagli, l'avete già fatto nel report e negli interventi che mi hanno preceduta. La direttiva anti-slap deve essere negoziata tra il Parlamento e il Consiglio della UE e gli Stati membri, quindi non è che sia già una legge. Quindi servirebbe qui la vostra collaborazione per contattare i vostri europarlamentari, chi sta in Europa, così da fare in modo che i negoziati vadano nella direzione giusta, per far adottare la direttiva il prima possibile. Per quanto riguarda la raccomandazione, riguarda soprattutto la sensibilizzazione. Ci sono un paio di idee, suggerimenti su finanziamenti che sono già stati citati negli interventi precedenti. E questa raccomandazione si può applicare da subito ed è diretta a tutti gli Stati membri. Ma citando quello che ha detto qualcuno prima di me, la legge funziona solo se è applicata. Noi possiamo fare queste raccomandazioni, possiamo legiferare, ma devono essere applicate dagli Stati membri. E per questo tutti giocano un ruolo importante, le organizzazioni di categoria, i sindacati, i giornalisti, le ONG. Che cosa possono fare i giornalisti guardando avanti per influenzare il dibattito, per avere un impatto sulla politica? Un esempio concreto è prendere parte alle consultazioni che lanciamo prima di ogni iniziativa. Sono momenti molto importanti in cui noi raccogliamo informazioni di prima mano per raccogliere le opinioni dei diretti interessati in tutti i paesi. Sono molto importanti inoltre le reti transnazionali. Ad esempio, per la relazione sullo Stato di diritto siamo in contatto con tutte le organizzazioni a diverso livello, da un paese all'altro, e questo livello di collaborazione, di scambio di informazioni è estremamente importante. Un'ultima cosa per anticipare eventuali critiche che magari riguardano la vaghezza di questi materiali. Quest'anno, per la prima volta, queste relazioni sullo Stato di diritto saranno accompagnate da raccomandazioni agli Stati membri. Devo dire comunque che è stato interessante notare come i vari ministri hanno esaminato le relazioni sullo Stato di diritto e come ne parlino nelle riunioni del Consiglio. In una di queste riunioni, ad esempio, li ho proprio sentiti scambiarsi notizie, dire che tutti avevano ad esempio il problema delle manifestazioni di piazza. Uno dei ministri ha detto: abbiamo pensato di mettere insieme l'organizzazione dei giornalisti con le forze dell'ordine per stimolare la collaborazione. E un altro ministro ha detto: i miei possono mettersi in contatto con i tuoi e così vediamo come funziona? È un buon esempio. Questo dire diteci di più suona interessante, proviamolo anche noi. C'è un valore aggiunto nello scambio di informazioni, specialmente in un campo così vasto come giornalismo e tutela della sicurezza.
Grazie comunque per questa occasione d'incontro. Noto che siete stati anche molto attivi, avete già incontrato la vicepresidente Jourova, cui avete fatto presente i problemi dell'Italia, e noto che portate avanti la questione con molto impegno. E questo è il modo giusto di farlo. Quindi grazie, grazie ancora. Thank you Anna Kaisa, I know you. Grazie, so che ora deve andare, ma dobbiamo lasciarvi anche noi, abbiamo le interpreti per 3 minuti. Non sarà abbastanza per un confronto né per delle domande, ci scusiamo, ma rinviamo il confronto ad un'altra occasione, è una promessa. Restiamo in contatto. Quello che Anna Kaisa ha citato è descritto nel report, ovvero l'incontro con videochiamata con la vicepresidente della Commissione europea, Vera Jourova, che ha accettato di dare un messaggio ai giornalisti minacciati ad Arzano. Abbiamo finito col fare una telefonata di 50 minuti. Lo scambio è stato molto interessante anche perché la Jourova ha promesso di contattare la ministra italiana della giustizia e di chiedere spiegazioni sulla lunghezza dei processi. Da segnalare poi come l'attuale ministra della giustizia, Marta Cartabia, fosse 2 anni fa la presidente della Corte Costituzionale in occasione della prima pronuncia della consulta in tema di diffamazione e carcere, giugno 2020. Quindi avrà una perfetta conoscenza anche sull'altro focus della nostra missione. Abbiamo promesso di far intervenire Antonella Napoli di Articolo 21, che per la missione ha dato un grande contributo mettendoci in contatto con il centro di coordinamento e poi anche fornendo la sua testimonianza nell'incontro sulle querele bavaglio. Nel chiudere questo importante momento di confronto, io sento soltanto il bisogno di far presente l'urgenza con cui è necessario intervenire. Conoscete tutti il mio caso, quindi non avendo nemmeno il tempo per parlarne, è evidente che questa legislatura ha fallito. Anche chi si era impegnato a fare qualcosa in questo momento per i giornalisti non è riuscito in modo concreto a portare avanti una riforma, perché è questo che serve. E quindi quello che posso fare è, vivendo sulla mia pelle una situazione che si protrae da 23 anni, è spingere a fare presto, perché non abbiamo più tempo. Ed ora più che mai, Ordine dei giornalisti, Federazione Nazionale della Stampa, in concerto con la Federazione Europea dei giornalisti, insieme al vostro organismo, bisogna fare in modo che la prossima legislatura, perché oggi non c'è più tempo, faccia davvero qualcosa per migliorare il livello di libertà per i giornalisti in Italia, che oggi non sono liberi. È una verità, perché noi giornalisti questo dobbiamo fare, raccontare verità. Se non è libera, non è vera. Thank you very much, Antonella Napoli. Grazie mille, Antonella, freelance minacciata, membro di Articolo 21, che ci ha aiutato a organizzare la missione. Noi continuiamo i nostri sforzi. Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa ha recentemente pubblicato una ricerca sui giornalisti locali a cura di Maria Francesca Rita, un contributo all'analisi per offrire nuovi spunti. A nome di MFRR, Media Freedom Rapid Response, di tutte le organizzazioni del consorzio e dei partner in loco in Italia, un grazie anche al corso di alta formazione dell'Università di Padova e del Sindacato Giornalisti del Veneto, La passione per la verità, che ha collaborato allargando la platea di questo webinar. E come detto già a Roma, questo non è un goodbye, non è un addio, ma è chiaramente un arrivederci.